Un saluto a tutte le stelline di YouTube. Io sono Maka e, come molti di voi sanno, sono un grande appassionato del mondo anime e manga e apprezzo qualsiasi cosa appartenga a questo mondo, dalle action figures alle carte, insomma, qualsiasi cosa e perché no, anche i giochi. Visto che ultimamente negli shorts vi propongo 3 anime al giorno, di categorie diverse, comunque lo sapete bene, perché non proporvi qui nei video 3 giochi a tema anime? Nel video di oggi volevo iniziare invece con il proporvi 3 giochi a tema anime, ma su Roblox. Allora, sono qui con Kiron che Ciao! ci aiuterà a scoprire questi giochi. Io ne ho selezionati 3 perché ovviamente dobbiamo fare 3 e non potevamo perdere un'intera giornata a scorrere tra i vari giochi di Roblox. Quindi, Ovvio, un numero da 1 a 3. ovvio. Due. Perfetto. Iniziamo con Anime Souls Simulator. What? A noi sembra fighissimo. Ok? Potrebbe essere la svolta oppure essere un flop totale. Lo scopriremo No. subitissimo. Unisciti alla partita. Non ho creato il server privato, ma tanto non serve. Anime Souls. Ok. Mi sto unendo, capo. Sono qua sul ponte. Sono un beginner. Sul pontile di gela. Praticamente sì, ci assomiglia molto. Se Ok, c'è perché anche un boom. buco, sì. Sì, c'è il buco. Sì, c'è Allora il sì. buco. Allora è come quello di Cell. Allora, intanto capiamo cosa dobbiamo fare. Allora, qui stanno delle quest, ok. Allora, skills. Ma qui c'è uno da picchiare? Oh, Ma picchia, come? picchia! Come dice? Picchia! Ma è Crocodile, quello di One Piece. Ah, ma è un gioco clicker, mi sa che noi siamo tipo all'inizio scarsi, vai, Ah, picchiamolo. proprio. Com'è che si chiama? Crocodolly? Crocodolly. Cracodolly, ah, quindi tipo la versione Dolly di One Piece, ok. Dobbiamo sconfiggerne 40, fra. 40 Cosa? Vabbè, ne dobbiamo buttare giù un occhio. ma Andiamo a vedere. diventeremo tipo super mega iper forti e li facciamo con un click, spero. Penso sì. Ci servono le anime per aprire quale cesto. Quant'è che ce ne servono che non ce lo dice? 150 anime. 150, io ne ho 20. Ma io ne ho 10. Sì, vabbè. Aspetta, guarda. Ah, Ah, ma guarda. puoi prendere le skill. Puoi prendere le skill da qua, vedi? C'è tipo Nezuko, Gon, Barbanera, eccetera. Ah, eccolo qua. Che... Comunque, spin, non posso. Più clicchi, più ti alza a sinistra, tipo quel fulmine. Quello è quanto danno fai tu. Ah, ok. Quindi è un... c'è più clicchi, più sei forte, Più in clicchi, più sei teoria. forte. Eh sì. Qui c'è tipo un boss, oh. Ok, quindi di base questo gioco è un click simulator. Guarda qua, Mo Hulk. Ma? Ma è tipo, ma è Grateful Buster di Fairy Tail? Questo è proprio 5K. Quindi, allora noi ci possiamo potenziare fino a fare tipo 1000 danno a colpo. Quindi, ecco, diventa un attimo più facile in questo caso. Ok, l'importante quindi è cliccare a raffica. Oh, ci dà 50 Come, anime se lo uccidi. Oh, vieni qua, vieni qua. Io 50 anime? ne ho, sono a 90 anime, almeno Io 100, lo wow, ucc... altri Vabbè, 50. fai lo spacchettamento. Direi. Male sto gioco, guarda quanto picchia, vai, vai. 140, ok. Poi immagino che gli eroi ci potenziano tipo col moltiplicatore il danno. Ma io spero, cioè, in teoria, tipo di prendere i poteri fighi. Eh sì, ovvio. 200, oh, dai. Ho aperto, apro la cassa. Ho Vediamo, apro anch'io. trovato Sanji. Sanji. Anch'io, Sunji. Sunji, vabbè, com'è che si usano gli eroi? Ah, sono i pet. Fra, sono i pet gli eroi, praticamente. Kiron ci ha abbandonato perché la sua connessione oggi non vuole funzionare. Scrivetemi qua sotto nei commenti RIP connessione Kiron, per favore. E infatti, come immaginavo, è arrivato il messaggio di Kiron che mi dice: devi andare avanti senza di me. E quindi noi, da veri eroi, cosa fanno gli eroi negli anime quando il proprio amico si sacrifica? Diventano più forti. E quindi noi cosa facciamo? Usciamo da questo gioco per provarne subito un altro. Perché non ci fermiamo! E lo facciamo per Kiron, lo portiamo qua. La sua anima. Andiamo avanti. Anime Power Simulator. Perché adesso siamo fortissimi. Vai, salta. Ok, scegliamo tra Namuru e Smaqua. Sono dei nomi un po' strani, però Smaqua mi ricorda Maka, quindi sceglieremo Smaqua. Ti piacerebbe fare un breve tutorial? Sì. E vabbè, mezzo italiano, mezzo inglese. Andiamo in giro. Ma quelli di Bleach, che figo. Allora, let's begin by equipping your first units. Ok, significa che dobbiamo equipaggiare i pet. Com'è, un po' come prima. Ok, abbiamo Smaqua. Vediamo un po' cosa dobbiamo fare. Dobbiamo attaccare i nemici. Ah, ok, dobbiamo semplicemente cliccare sul nemico e poi il nostro eroe andrà ad attaccare da solo. Ok, quindi non è un click simulator, ma lo fa da solo. Mi dice che devo andare lì. Riepilogo.
Ok, posso fare un giro. Quindi è uscita un'altra smacqua. Va bene, va bene. Quindi equipaggiamone due adesso. E possiamo andare ad attaccare perché ora sono più forti. Allora, graficamente il gioco di prima era più carino. Graficamente, però non sappiamo ancora effettivamente nel gioco cosa si debba fare, se è meglio o peggio. Abbiamo un'abilità, fracasso a terra. Wow. Credo che al momento il mini boss non possiamo affrontarlo, quindi proviamo a fare quelli piccolini. Quelli piccoli sono facilissimi ormai, già con due. Ok, quindi in base al personaggio che ci esce, in base all'eroe che ci esce, ci dà un'abilità. In questo caso fracasso a terra è l'abilità di Sakura. Però è incredibile, cioè quando la faccio io è fortissima. Non vedo l'ora di prenderne altri eroi. Ma c'è Sterenike Maiol, ciao. Dai, basta Sakura, un personaggio diverso. Oh, Sukane, perfetto. È un raro, quindi andiamo a metterlo subito. Si possono equipaggiare massimo 3 eroi, quindi ce la facciamo. Vediamo se abbiamo un'abilità diversa adesso. No, ancora no. Allora, possiamo vedere, anche senza andare avanti, dai teleport, che ci sono diversi mondi. E credo che siano One Piece, Dragon Ball, Bleach e Black Clover, credo sia l'ultimo. Quindi secondo me questo gioco è abbastanza interessante. Anche se la grafica non è super dettagliata come quello che abbiamo visto prima, secondo me il gioco è molto molto interessante e credo proprio che continuerò a giocarci. Quindi detto questo, proviamo ad aprire qualche altra... Proviamo a sbloccare qualche altro eroe e dopo cambiamo gioco. Non c'è uscito nulla di particolare se non Naruto, ma comunque è sempre comune, quindi non ci cambia nulla a livello di team. E niente, quindi possiamo cambiare gioco. Quindi passiamo al terzo e ultimo gioco di oggi, Anime Adventures. Chissà se sarà meglio o peggio degli altri. In ogni caso vi ricordo di farmi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, se volete vedere uno di questi tre giochi in maniera più approfondita, perché comunque stiamo vedendo un attimo il tutorial, vediamo un attimo come funziona il gioco, che tipo di gioco è, però effettivamente vediamo poco del gioco. Intanto abbiamo sbloccato un Goku raro totalmente a caso, non so perché, non so come. Ok, allora la grafica non è basic come quello di prima, quindi ci sta, vedo un piccolo Shoto che va avanti, quindi ci sono anche i personaggi di My Hero Academia. Vediamo un po', Tanjiro, credo, Aizen, Gojo, ah insomma qua ci sono veramente un sacco di anime. Con 50 gemme possiamo trovare uno di loro. Come funziona, scusa? Vediamo, io ne avevo 200. Boh. Oh, Zoro! Zoro, figo! Poi, sicuramente come... Oh, Ichigo, raga, Ichigo! Per forza, lui è mio. Cioè, non si scappa. A livello di personaggi, direi che questo gioco è forse il migliore. Finora, ovviamente, tra quelli provati. Sono fatti anche bene, devo dire. Ok, abbiamo finito le gemme, quindi non possiamo più prendere altri eroi. Però intanto li equipaggiamo. Mettiamo Ichigo. Ok. Poi mettiamo Goku, che ha una categoria diversa, fisico, magia. E poi potremmo mettere Sasuke, che ha il fuoco anche. Ok, per il momento facciamo così. Abbiamo un mini Ichigo che ci segue. E adesso, non so, credo dovremmo fare qualche missione, qualcosa... Boh, cioè io sto facendo gemme a caso, non ho ancora fatto una missione, non ho nemmeno colpito un nemico, però ok. Insomma, se volete sbloccare eroi totalmente a caso, allora questo è il gioco che fa per voi. Dai, altri due pull, e abbiamo Jokujo, ok, che è epico tra l'altro, e un altro Ichigo. Allora, andiamo a equipaggiare Jojo, che è... Ah ok, possiamo equipaggiarne 4. Al momento, poi a livello 25 e a livello 56, quindi perfetto così. Capiamo dove si fanno le missioni. Vabbè, io non capirò mai questo gioco. Abbiamo un altro pool. Chi uscirà? Nulla, Sakura. Ok, adesso cerchiamo di capire come si fa a giocare. Sarà qui, dove c'è scritto play. Capiamo. Vuoto. Significa vuoto. Ok, atto 1, Namek. In attesa di giocatori. Ma iniziamo soli. Siamo fortissimi, abbiamo 6.000 eroi. Allora, siamo a Namek. Cos'è che dobbiamo fare di preciso? Stanno arrivando i nemici. No? Ah, ok, è tipo Tower Defense. È un Tower Defense. Ma scusa, tutto il gioco funziona così, quindi? Non capisco, cioè il gioco è tutto così.
insomma, è da capire se la modalità di gioco è totalmente tower defense o se semplicemente sono sbagliato io la modalità. In ogni caso, il gioco è pieno di eroi anime, quindi comunque vale la pena giocarci. Il meccanismo tower defense non è male, è semplicemente da approfondire, quindi gli darei un'altra possibilità. Quindi in questo video abbiamo visto tre giochi. Nel primo eravamo insieme a Kiron, che ha avuto un problema di connessione, quindi ci ha dovuto abbandonare così. Sicuramente lo vedremo in un altro video. Per questo video è tutto, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Nel frattempo Ichigo e Goku continuano a combattere. Vi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace e commentare qua sotto. Fatemi sapere. Un bacio.